Se c'è una cosa che questa generazione di console ci ha insegnato è che il concetto dei remake nel mondo dei videogiochi, oltre a funzionare alla grande, può assumere mille sfaccettature. Con esperimenti come la Crash and Sane Trilogy sembrava che l'unica strada possibile fosse quella del graphical overhaul, ovvero della riproposizione certosina del gameplay originale in una veste estetica completamente rimodernizzata. Poi sono passati gli anni e titoli come Resident Evil 2 e Final Fantasy VII Remake hanno dimostrato come si possa rimanere fedeli ai propri punti di riferimento pur stravolgendo tutto l'impianto ludico alla base. Senza voler entrare nel merito di quale sia l'approccio corretto per un'operazione del genere, per me con Streets of Rage 4 abbiamo il nuovo tassello evolutivo del remake, un prodotto che è un sequel ma un reboot allo stesso tempo, un gioco in grado di rivitalizzare un genere ormai praticamente scomparso, quello dei beat'em up, lasciando intatto il feeling originale ma senza risultare stantio o anacronistico. Io sono il Poro Michele e in questo video vorrei scoprire insieme a voi perché Streets of Rage 4 per me è una delle grandi sorprese di questo 2020. Intanto ricordatevi di lasciare like e iscrivervi al canale se siete nuovi. Iniziamo! I più giovani di voi rimarranno perplessi nel sentire nominare il genere dei beat'em up, tipologia di gioco ormai praticamente morta ma che dominava la scena degli arcade e delle home console sul finire degli anni 80 e all'inizio dei 90. In realtà ha solo cambiato nome, con l'avvento della grafica poligonale, dopo un iniziale stop, il genere ha iniziato a vivere una sorta di rinascimento integrando le tre dimensioni all'interno del suo gameplay, assumendo la denominazione di hack and slash. L'impostazione classica di side-scroller 2D è sopravvissuta solo attraverso alcune produzioni indie a basso budget o in qualche collection action dal sapore nostalgico. Con Streets of Rage 4, prodotto dagli sforzi congiunti di Lizard Cube e Guard Crush Games, non solo abbiamo il ritorno di uno dei massimi esponenti del genere, ma a mio avviso anche il primo passo verso un potenziale ritorno delle meccaniche bidimensionali. Ma andiamo con ordine. L'eterna rivalità tra Nintendo e Sega nell'era dei 16-bit era combattuta a suon di esclusive. Le console di entrambe le case avevano un'offerta ludica invidiabile che copriva tutti i generi in voga all'epoca, donando però un taglio distintivo netto alle rispettive librerie. Pensate solo a quanto differiva radicalmente l'approccio al platform, dove le due icone, Mario e Sonic, rappresentavano due modi completamente opposti di interpretare il genere. Per quanto riguarda i beat'em up, anche lì la guerra era senza esclusione di colpi. Nintendo fece affidamento su Capcom per portare sulla sua console il re degli street brawler arcade, Final Fight, che arrivò in una conversione casalinga piuttosto deludente e anni luce distante da quanto visto in sala. Sega invece scelse di partire da zero con una nuova IP e affidò l'incarico ad alcuni ex membri del team dietro al capolavoro Revenge of the Shinobi. Questi, riutilizzando l'engine di Golden Axe, altro titolo fondamentale di casa Sega, diedero vita a Bare Knuckle, o come conosciuto in occidente, Streets of Rage. Il gioco, in grado di prendere il meglio dei beat'em up e condensarlo in un'unica avventura, si rivelò un vero successo di critica e pubblico, tanto che diede vita ad altri due seguiti di ottima qualità entrambi. La parte finale della trilogia, uscita nel 1994, non incontrò il favore dei giocatori, un po' per la mancanza di sostanziali novità rispetto al predecessore, un po' perché l'epoca d'oro del genere ormai era finita, Streets of Rage 3 sarebbe diventata l'ultima apparizione della serie per lungo tempo. Nonostante svariati tentativi di ripescare il brand, solo oggi possiamo vedere il continuo delle avventure di Axel, Blaze e Adam, e sebbene siano passate svariate ere videoludiche in questi 16 anni di attesa, beh, incredibilmente Streets of Rage 4 è un gioco classico, divertente e attuale. Non aspettatevi che il titolo reinventi il genere, ma questo quarto capitolo c'entra in pieno l'essenza della serie, attualizzandola con trovate molto interessanti. La modalità principale, la storia, si divide in una decina di livelli, da attraversare da soli o in cooperativa fino a 4 giocatori. Ognuno di questi sarà diviso in due o più sezioni, dove sostanzialmente ci sarà richiesto di avanzare picchiando orde di nemici fino ad arrivare all'immancabile boss dello stage. Il playstyle dei 5 lottatori è molto vario, sebbene le possibilità di attacco non siano poi così tante. Abbiamo il tasto per l'attacco, che cambia in base al tipo di esecuzione, se in salto, in scatto o rivolto verso dietro, il tasto per le mosse speciali, il salto, il tasto per raccogliere e lanciare gli oggetti e per finire il tasto per l'attacco speciale, una sorta di mossa attivabile solo a consumo, previa la raccolta di alcune stelle nascoste nei livelli. Per effettuare una presa basterà avvicinarsi ai nemici e poi decidere se picchiarli oppure lanciarli contro i bordi o addosso a qualche malcapitato.
I personaggi quindi non solo differiscono nel moveset, ma anche in alcune abilità specifiche, come Lloyd, che sarà in grado di camminare durante una presa. Se qui però ci muoviamo in un territorio abbastanza standard, ci sono svariate aggiunte che donano un sapore completamente diverso a Streets of Rage 4. Ad esempio è posta una grande enfasi sul sistema di combo, e sarà possibile far rimbalzare i nemici sui bordi dello schermo per estendere le sequenze degli attacchi, così come prendere al volo gli oggetti lanciati per riutilizzarli immediatamente. Inoltre, il sistema delle mosse speciali riprende la caratteristica presente nel secondo episodio della serie. Utilizzarle infatti ridurrà la propria energia vitale, ma questa volta, riuscendo ad attaccare il nemico senza farsi colpire, sarà garantita la possibilità di recuperare quanto consumato. Questo aggiunge un bel livello di strategia alle lotte, che richiedono sempre un attento studio dei pattern degli avversari, così come delle peculiarità del livello in cui ci troviamo. Infatti grandissima attenzione è stata riposta nella differenziazione delle varie fasi, che non saranno solo lo sfondo delle scazzottate, ma diventeranno parte integrante dell'azione. Grazie a burroni, terreni scivolosi, cerchi di fuoco e le interazioni non scontate tra le varie fazioni opposte di NPC, la varietà è garantita dall'inizio alla fine. Fine che arriva come lecito aspettarsi dopo poche ore di gioco. Il beat'em up nasce infatti come arcade puro, quindi una tipologia di gioco estremamente difficile e punitiva, che costringeva i giocatori a studiare minuziosamente ogni passaggio attraverso continue fasi di trial and error. Ci sono alcuni accorgimenti però che puntano ad aumentare la longevità del gioco. Prima tra tutte la differenziazione tra la modalità storia e la più classica arcade. Nella prima infatti, oltre a una narrativa raccontata in delle cutscene a fumetto tra una fase e l'altra, sarà possibile ricominciare da checkpoint una volta imbattuti nel game over. E inoltre, se sconfitti, si potrà ricorrere a degli aiuti per facilitare il superamento dei passaggi più ostici, andando però ad inficiare sul punteggio ottenuto a fine livello. Questo è utile, oltre a ricevere un rank per la propria prestazione, anche per sbloccare vari collezionabili, che assumono principalmente la forma dei personaggi classici della serie, riportati pari pari dall'epoca dei 16-bit, con i loro sprite dal gusto pixelato e nostalgico. Ecco, forse questo mette in luce l'unica pecca del gioco, che però risiede più in un fattore di gusto personale. Lo stile artistico da cartone animato presenta movimenti fluidi e precisi, inoltre gli stage sono ricchi di dettagli e livelli di profondità che li rendono un piacere da osservare. Tra riflessi, esplosioni, giochi di luce, elementi in movimento e vere e proprie scenette in background non ci si annoia mai, ma lo stacco con l'art style originale è netto e forse perde molto della caratterizzazione data dalla pixel art. Discorso invece opposto per quanto riguarda la colonna sonora musicale, che riesce perfettamente a catturare le atmosfere della trilogia su Mega Drive. Nonostante queste piccole discrepanze però, l'offerta ludica continua a sorprendere, grazie a difficoltà aggiuntive per i giocatori più esperti, modalità alternative come boss rush e battaglia, che trasformerà il gioco in una sorta di picchiaduro uno contro uno, e la possibilità di usufruire del gioco online. Forse a completare il cerchio sarebbe stata perfetta una modalità storia con finali multipli, proprio come Streets of Rage 1 e 3, dove scelte e rendimento del giocatore influivano sulle sequenze conclusive dell'avventura. Questo forse è un lusso che, dato il budget non proprio stellare del gioco, gli sviluppatori non potevano prendersi, ma non inficia assolutamente sul feeling complessivo del prodotto finale. In definitiva, Streets of Rage 4 è una vera lettera d'amore alla storica serie targata Sega. Non solo i vari elementi sbloccabili tra personaggi, stage e bozzetti sono presi direttamente dagli archivi storici, ma ogni singolo livello o fase nasconde una quantità infinita di omaggi e citazioni che più appassionati si divertiranno a scoprire. Insomma, Streets of Rage 4 è un ottimo punto d'inizio, ma anche una consegna di testimoni importantissima che dimostra come esista un mercato di mezzo in grado di sfornare prodotti di qualità, e che le operazioni intrise di nostalgia non debbano per forza essere fini a se stesse. Il gioco è disponibile su console e PC e inoltre è incluso nell'offerta del Game Pass, nel caso non vi sentiste sicuri di investire i circa 25 euro necessari all'acquisto. Fossi in voi, gli darei un'occhiata. Per me, veramente, si tratta di uno dei titoli più interessanti di questo 2020. E voi cosa ne pensate? Avete provato Streets of Rage 4? Poracci, vi aspetto nei commenti, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, botte per strada, ciao!